Il 5 febbraio 1597 a Nagasaki in Giappone furono martirizzati 3 gesuiti, tra i quali Paolo Miki, 17 laici giapponesi, dei quali 2 ragazzi di 11 e 13 anni, e 6 francescani spagnoli. Con queste parole il Messale ci introduce alla memoria liturgica di quest'oggi. Chi erano questi testimoni eroici della fede in Gesù? Paolo Miki, il più celebre tra loro, forse per via della sua magnifica testimonianza in punto di morte, nacque tra il 1564 e il 1566 da una famiglia benestante di Kyoto, al tempo capitale dell'impero nipponico. È ricordato come il primo religioso cattolico giapponese. Entrò infatti nella Compagnia di Gesù, seguendo le orme di Francesco Saverio. Altri 2 gesuiti figurano tra i suoi compagni di martirio, oltre a diversi francescani, soprattutto laici terziari. Quale fu la ragione che li portò alla condanna? Il motivo fu prevalentemente politico, antioccidentale, dato che il nascente cristianesimo rappresentava, secondo l'imperatore Hideyoshi, una minaccia destabilizzante per il Giappone, nazione caratterizzata da un tratto religioso davvero sui generis, che vede il binomio shintoismo-buddismo andare perfettamente a braccetto. In che senso? In Giappone vengono praticati congiuntamente, anche se a noi occidentali la cosa può sembrare assurda o quantomeno bizzarra, lo shintoismo e il buddismo zen. Il primo, che letteralmente si traduce con via degli dei, è davvero difficile da classificare, ma assomiglia ad una forma di politeismo, in cui a farla da padrona è la relazione tra esseri umani e kami, dei, spiriti, venerati in grande quantità. In questo sconfinato pantheon è centrale la relazione con i propri avi defunti. Allo shintoismo interessa primariamente la vita terrena, concepita non in vista di quella celeste. È insomma più preoccupato dell'aldiqua che dell'aldilà. Lo zen, parola quest'ultima di derivazione cinese, traducibile sia con visione sia con meditazione, è invece la forma che il buddismo ha assunto tra i nipponici. Per quanto riguarda i kami, c'entrano forse qualcosa con l'ormai celebre parola kamikaze? Kamikaze, che traduce vento, soffio divino, è un vocabolo oggi abusato e spesso a sproposito, ma in origine indicava proprio quei piloti giapponesi che durante la Seconda Guerra Mondiale si sacrificavano scagliandosi con il proprio aereo contro obiettivi scelti. Appena deceduti, venivano nominati kami e onorati con cerimonie nei templi shintoisti. Chi trovava il coraggio di compiere questo gesto così estremo lo faceva non per andare in un presunto paradiso, motivazione che designa semmai l'attuale fondamentalismo islamico, ma proprio per entrare nel novero dei kami. Quegli spiriti ricordati e venerati da coloro che rimanevano nel già citato al di qua. Tornando a Paolo e ai suoi compagni, come morirono esattamente? Dopo aver subito l'umiliante taglio del lobo sinistro, i 26 martiri furono trascinati a forza nella città di Nagasaki con l'intento di essere esposti in pubblico e derisi. La folla invece fu stupita dal coraggio di questi giovani, crocifissi su una collina e definitivamente uccisi a fil di spada dai loro carnefici. L'ammirazione degli astanti fu dovuta in particolare dalle parole di Paolo Miki, che, a imitazione di Gesù, morì pronunciando il celebre «Signore, nelle tue mani affido il mio spirito». Questa stupenda testimonianza colpì nel 1846 un quindicenne seminarista, al quale, leggendo il racconto del supplizio,
iniziò a battere il cuore per la vita missionaria. Daniele Comboni, che consegnerà la propria esistenza a Cristo esattamente 3 secoli dopo Paolo Michi. O Dio, forza dei martiri, che hai chiamato alla gloria eterna San Paolo Michi e i suoi compagni attraverso il martirio della croce, concedi anche a noi, per loro intercessione, di testimoniare in vita e in morte la fede del nostro battesimo.